È difficile dire, con parole di madre, ciò per cui nel cuore ben poco mi assomigli. Io però sono la sola al mondo che sa del tuo animo ciò che è sempre stato e prima di ogni altra cosa, amore. Il mio masochismo si originò dalle liti tra i genitori che mi gettavano in uno stato tale da cui poteva salvarmi soltanto il desiderio di essere ucciso, mentre il mio conformismo, certo ambiguo, fu di origine esclusivamente materna. Per questo è orrendo venire a sapere ciò che sostieni che devi dirmi, che la tua angoscia nasce dentro la mia grazia, e insisti a dirmi che sono per te insostituibile, e per questo la vita che ti ho data è condannata alla solitudine. Ho voluto la mia solitudine e perciò ora sono solo, perduto nel passato, quel passato in cui cercai nel partito l'autorità tenuta dalla madre, non l'autorità esercitata dal padre fascista. Ma tu non vuoi essere solo, io lo vedo. Hai una fame infinita di amore, anche dell'amore di corpi senza anima, perché l'anima la trovi in me. Ma io sono tua madre e il mio amore tu lo senti come una schiavitù. È molto dubbio che la madre maestra, la capinera solitaria, avesse letto Hegel o Nietzsche, e tuttavia era un'anima bella. Ma il mio conformismo, che proveniva dal mondo amato della mite madre borghese, mi impedì, più a lungo del normale, di capire cosa siano libertà e ribellione, perché libertà e ribellione sono stati il mio pane quotidiano. Mi ripeti che hai trascorso l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, sentito come un impegno immenso. Era l'unico tuo modo di sentire la vita, l'unico colore, l'unica forma. Ora dici, è finita, ma io non lo posso credere. Mi sentivo una povera creatura venuta al mondo solo per dare pena e per fare ancora più pena e poi crepare come di morte naturale, di delusione, insomma quel che si chiama destino e che avvolge la madre e il figlio in una cosa conclusa come una pietra. E adesso che questa pietra è rotolata nel burrone non resta che farne un elogio funebre. Eppure sopravviviamo, in qualche modo sopravviviamo, ed è la confusione di una vita che rinasce fuori dalla ragione. E mi supplichi di non voler morire. No, non voglio, e sei qui solo, con me, in un tempo futuro, mascherato di ideali. Cosa fare, madre, nella veglia, se non avere dignità? È giunta l'ora dell'esilio. E tutto il mondo è il mio corpo insepolto. Io sono stato uno di quei professori o scrittori descritti da Chekhov nei suoi racconti e che certamente Lenin conobbe. Strano per un estremista, ma è così. L'umanesimo non fa distinzioni psicologiche, vale all'ingrosso. Così, pur vivendo da fuorilegge, io sono stato un umanista. Beati coloro che non vogliono sapere perché non sapranno. Beati i segnati e i diversi perché vivranno in sogno. Beati coloro che si nascondono non solo le tentazioni della carne, ma la carne stessa perché vivono della vita degli altri. Beati i miti perché credono ogni uomo mite. Ma che cosa comunico, mi chiedo, alla fine della mia carriera di poeta che, sotto sotto, si considerava indispensabile all'umanità? Sfido pubblicamente qualcuno che voglia spiegare se per caso non consideri la mia vita indegna di essere stata vissuta. Qualcuno che prevede che essa arriverà a 53 anni, l'età di questa ipotetica morte, la morte di un umanista. Beati i timidi, perché non osano credere nella cattiveria. Beati i mostri, perché, dovendo dimenticare la propria mostruosità, che è della terra, passano sulla terra come spiriti.
Beati coloro che non sanno perché non sono tra coloro che contano e sono contati. E così non amano se stessi e fanno di se stessi un umile carico di Dio. Beati i diversi, perché tacendo sul loro dolore conoscono il silenzio che è fuori da ogni norma. Ma allora, madre, chi fui? Che senso ha avuto la mia presenza in un tempo che è ormai così tristemente fuori tempo? Troppo perduto nel brusio del mondo, ti regalo una rosa e una poesia prima della resa. La poesia è un atto liberatorio, digestivo, come una secrezione necessaria. Ecco, è l'escremento oggettivato. Ricordo di aver letto in un libro di pedagogia psicanalitica che un bambino ha conservato gelosamente un pezzettino della sua cacca per donarla a un'infermiera a cui era particolarmente affezionato. Quel dono era divenuto per lui un oggetto prezioso. Ecco il senso della grandezza sui minimi atti di ogni nostro giorno. E ho riconoscenza per questo loro riapparire intatti a me che sono, anche fuori del tempo, solamente un sopravvissuto.